Sul come sarà e quando sarà vedremo quando il governo la presenterà. Io mi auguro in settimana perché la tempistica è piuttosto stretta, trattandosi di una legge delega, poi ci devono essere, oltre la doppia lettura parlamentare, anche tutti i decreti legislativi. Quindi se l'obiettivo è avere un fisco nuovo nel 2023, ahimè, bisogna comunque muoversi prima. Posso parlare del nostro lavoro parlamentare, che conosce bene anche Alberto Bagnai. Abbiamo lavorato 6 mesi, abbiamo fatto 61 audizioni, abbiamo pensato, studiato, approfondito, lavorato prima di decidere. Questa è stata l'innovazione principale. E il nostro prodotto, votato praticamente da tutti, tranne da Leo che si è astenuta, parla di un fisco che viene rifatto completamente con due parole d'ordine: semplificazione e stimolo alla crescita. E dentro trovate tutti i tipi di proposte, dal superamento dell'IRAP al rifacimento dell'IRPEF, all'introduzione del minimo esente, alle novità con cui gli autonomi dovrebbero pagare le tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è la casa, perché non abbiamo trovato un accordo politico su quello, anche se Alberto se lo ricorderà, al momento di entrare in aula per votare un accordo c'era, poi all'ultimo momento è stato, diciamo, qualcuno legittimamente si è tirato indietro. Il fatto che non ci sia la casa non significa che il Parlamento ha detto categoricamente no a nessun ragionamento in merito. Io personalmente ritengo il catasto al decimo e oltre posto fra le priorità del fisco italiano. Ci sono cose molto più urgenti, perché lo stimolo è alleggerire la pressione fiscale su ciò che fa crescita. Dopodiché devo dirle con l'onestà che spero, diciamo, mi contraddistingua, che trovo questo dibattito di questi giorni un po' ridicolo. Insomma, si sta spacciando per stangata sulla casa, un'operazione che, qualora il governo trovasse le condizioni politiche per fare, non sarebbe affatto tale. Le nostre rendite catastali sono vecchie di quasi 50 anni. Il catasto è vecchio di un secolo. Chiedo scusa. Le imposte patrimoniali in Italia sono già più alte della media europea, il 2,4% del PIL contro il 2,2%. Il PIL, quindi per quanto mi riguarda non serve neanche un euro in più di tasse sulla casa, ma si sta facendo credere agli italiani che la revisione degli estimi catastali significa più tasse per la casa. Mi faccio fare un esempio: se c'è una base imponibile di 1000 e un'aliquota del 20%, il gettito è 200. Se a seguito di una rivalutazione la base imponibile diventa 2000 e l'aliquota diventa 10%, il gettito è sempre 200. Succede semplicemente che c'è una fotografia più accurata del patrimonio immobiliare. A lei le pare giusto che una persona che eredita, perché io ricordo che sulla prima casa non si pagano le tasse, ovviamente, né tasse patrimoniali né tasse reddituali, una persona che eredita una seconda casa in periferia debba pagare molto, ma molto di più di qualcuno che ne eredita una quarta o quinta casa nel pieno centro di una città? A lei questa le sembra una situazione equa? Allora io le dico, per me il catasto, quindi secondo lei si può rivedere, mi sa che lei, aspetti, mi sa che lei è però l'unico forse sulla scena a dire queste parole, non so che ne pensa Bagnai, ma è stato effettivamente, è bastato, anche se all'ultimo non è al primo, non è il primo punto di una delega fiscale, però è quella che di fatto questa tempesta politica è quella che un po' ha rallentato i tempi del varo della delega fiscale. Bagnai, lei che dice? Ma intanto